è il momento della ginnastica ritmica con l'Italia, una grande formazione, una grande nazionale. Siamo adesso ai 5 nastri, ricordiamo che in questo esercizio l'Italia ha ottenuto la medaglia d'argento ai mondiali di Baku con 14.150, a un passo proprio dalla medaglia d'oro vinta dalla Bulgaria. Le note sono quelle della maledizione della prima luna. Beh, che altro dire, Marina Piazza? Staremo a vedere ora come eseguiranno ancora una volta questo splendido esercizio creato da Emanuela Maccarani con l'aiuto di Eva D'Amore e Nathalie Van Kaumberger. E vedremo subito all'inizio la prima originalità che è stata assegnata dalla Commissione Tecnica Internazionale presieduta da Egle Abruzzini per un elemento che è particolarmente originale, realizzato in un modo atipico, e lo vedrete subito proprio perché è il movimento iniziale rischioso oltretutto. Allora è tutto pronto per l'esercizio che durerà un paio di minuti. Ecco infatti la posizione molto particolare, la ginnasta è completamente bendata, quindi non vede la direzione del suo lancio che è uscito perfetto, un automatismo perfetto. Sicuramente una grande differenza rispetto alla Bulgaria, variazioni di ritmo, ma soprattutto una coreografia, come diceva Marina Piazza, nettamente più vivace e varia. Non sono di parte nel dire che queste collaborazioni originali e ben studiate sono sottolineate da questi passaggi variati per intensità e dinamismo della musica, come ora, un altro elemento molto particolare, anche rischioso. Sta molto brava Fabrizio Rottavi a riprendere. E tra l'altro devo dire che l'esecuzione è decisamente superiore a quella che abbiamo visto prima delle ginnaste bulgare. E allora proprio andiamo a vedere da vicino alcuni particolari dell'esercizio che hanno appena completato le ginnaste azzurre. Come ha detto giustamente Marina Piazza, qui c'è veramente tutta l'originalità di una squadra. Microfono. Sì, perché realizzare un lancio senza avere un riferimento visivo non è così facile. Un lancio poi tra l'altro sotto al quale vengono eseguiti dei movimenti dinamici. Quindi in questo Elisa Blanchi è stata veramente eccezionale.
anche perché devo dire che non, ai mondiali abbiamo avuto un periodo di prova in palestre abbastanza basse rispetto a poi il campo di gara, quindi ha dovuto riaggiustare questi automatismi. Beh, mi sembra che qui la tensione del dopo mondiale non si sia assolutamente allentata, Marina Piazza, cioè c'è sempre questa voglia di far bene. Sono state veramente brave, perché rientrare da un mondiale che è durato 13 giorni e proseguire ancora in un allenamento tutte assieme proprio per prepararsi a questo Grand Prix, insomma, questo significa veramente avere ginnaste motivate, avere uno staff di allenatrici